Riccardo Bonomo. Oggi ho tra le mani un raro gioiello. Si tratta di una Rolleiflex Tele, fotocamera prodotta in non molti esemplari dal 1959 fino al 1966, la prima produzione, poi è stato fatto un modello successivo. Unboxing della fotocamera. Notare gioiellino in bakelite, c'è perfino il tappo per tenere a riparo la ghiera della messa a fuoco che in questo modello è in piedi. Continuiamo con l'unboxing. C'è più cuoio qua che in una mandria di bisonti. Ecco la macchina. Allora, la Rolleiflex Tele si distingue dalla Rolleiflex normale perché anziché montare un obiettivo normalmente di focale 80 o 75 mm, monta un obiettivo di focale più lungo. In questo caso questa Rolleiflex Tele è armata con uno Zeiss Sonar F4 135 mm, quindi l'obiettivo ideale per fare fotografia di ritratto. Questa macchina, o meglio, gli obiettivi sono del gruppo terzo, quindi accettano sia i filtri che il paraluce e il resto del gruppo terzo normale di Rolleiflex. Qui abbiamo il nostro pozzetto, la lente per poter fare la messa a fuoco micrometrica, ovviamente la possibilità di lavorare in modalità mirino sportivo. C'è naturalmente anche la possibilità di estrarre il pozzetto sia per pulire o sostituire lo schermo di messa a fuoco che per montare eventualmente il pentaprisma, perché il pentaprisma delle Rolleiflex gruppo terzo 28 è lo stesso per la Rolleiflex Tele. Rimontiamo il nostro pozzetto. Qui abbiamo la ghiera per la messa a fuoco che in questo caso è in piedi. Abbiamo l'esposimetro, eccolo, ancora perfettamente funzionante. Questa è la ghiera che comanda i diaframmi, da F4 fino a F22. Questa è la ghiera che comanda invece i tempi, da un secondo posa B fino a un 500esimo di secondo, come nel più puro stile Rolleiflex. Facciamo una amena verifica di questa macchina che ha quasi 70 anni. Il secondo di posa come ce lo lavora, armiamo, scattiamo, perfetto, vediamo il mezzo secondo, abbiamo già armato, scattiamo, perfetto, adesso apriamo la macchina. Vedete l'ingaggio per la pellicola è come nelle Rolleiflex tipo i modelli F, le 28 e le 35, quindi la pellicola viene fatta passare sotto a questo cilindro. Poi viene agganciata al rocchetto ricevente in questo, e poi a questo punto non ci sono riferimenti per la partenza start della pellicola 120, ma basta richiudere la fotocamera perché nel momento in cui sotto ai due cilindri, oltre alla carta, passa l'inizio della pellicola, quindi aumenta lo spessore, diciamo, del gruppo carta pellicola, automaticamente la fotocamera percepisce che sta entrando la pellicola e posiziona automaticamente il primo spezzone di pellicola sul fotogramma 1. Vediamo la macchina. Questa è chiaramente la macchina ideale, ripeto, per fare ritratti. Relativamente discutibile è l'idea che Rolleiflex, a differenza di altre case che hanno prodotto fotocamere medio formato, ha sempre prodotto fotocamere medio formato a focali fisse. Quindi abbiamo la Rolleiflex Tele
che è il modello che vi sto facendo vedere in questo momento. Abbiamo la Rolleiflex normale, quindi che normalmente montava un 80, un 75 mm, e la più rara Rolleiflex Wide, che montava un obiettivo grandangolare. Sono oggetti ancora relativamente facilmente reperibili sul mercato, con cifre decisamente superiori rispetto alle Rolleiflex normali, però neanche più di tanto. La difficoltà è nel reperire appunto l'oggetto, questo tra l'altro in eccellenti condizioni d'uso, praticamente pari al nuovo, ma reperire l'oggetto possibilmente già perfettamente funzionante, onde evitare al prezzo di acquisto di dover aggiungere poi anche il prezzo per una prima eventuale controllo, taratura e altre cose del genere. Per finire, qui abbiamo la leva dell'autoscatto e automaticamente quella che imposta il sincro flash tra il bulbo e i flash elettronici. Questo è il blocco per lo scatto a filo, per il jack, per collegare la fotocamera ai flash da studio, gli attuali flash da studio. E qui invece abbiamo, oltre al pulsante di scatto, il blocco del pulsante di scatto, che però serve anche quando si va in posa B, e siamo in posa B, serve anche per bloccare la posa se non si dispone dello scatto a filo, quindi tenere l'otturatore aperto finché poi si decide che sono passati i secondi necessari per lo scatto che si ha in mente, e riaprire e richiudere, pardon, l'otturatore. Rolleiflex Tele, un gran bel prodotto. Buona giornata a tutti.